Il nuovo saggio scritto da Marco Follini, Noia, politica e noia della politica, è stato presentato ieri pomeriggio in anteprima ad Agrigento presso la Biblioteca Lucchesiana in Via Duomo. L'introduzione del libro è stata affidata a Pierluigi Celli, già direttore generale della RAI e membro del consiglio di amministrazione dell'Unipol. Presente al dibattito il sindaco di Agrigento, Firetto. Sindaco, ad Agrigento è difficile annoiarsi, cioè, alla luce anche delle nuove ultime vicende. Bah, il testo di Follini è un testo che intanto mette, fa a fette la noia, vista da tanti punti, da tante angolature, scomoda il romanticismo, un campione del romanticismo come Leopardi per parlarne. Poi si muove verso Dostoevskij di Delitto e Castigo per raccontare la noia e poi a pagina 104 arriva finalmente la politica. E la noia dentro la politica. In tutti i posti è difficile annoiarsi, ma al tempo stesso è anche facile annoiarsi. E questo è un po' il senso di questo saggio che racconta un po' la noia vista da diversi aspetti, vista dal politico raffinato qual è Marco Follini. In un suo altro libro, lei parla, cioè il libro è La nebbia del potere, lei parla di politica, ma anche di esasperazione della piazza, perché politica è anche malessere. Beh, soprattutto di questi tempi c'è un grande malessere, una grande rabbia tra le persone. Qualche volta questa rabbia è giustificata e tuttavia il più delle volte questa rabbia non porta da nessuna parte. Quindi chi vuole costruire deve cercare di tracciare degli altri percorsi, più pazienti, più noiosi se vogliamo, per usare una metafora che ricorre in questo nuovo libro, e però più attenti al prossimo, perché poi i cambiamenti non si fanno mai da soli, si realizzano sempre in una compagine più larga. Ecco, il grande Califano cantava tutto il resto è noia, ma la politica è tutta noia. No, la politica è per me avvincente, interessante, ha a che vedere con il nostro destino, è una cosa molto seria e che può essere per molti di noi appassionante. Però bisogna anche attraversare una vasta distesa di noia. Come nella vita, non tutto è brillante, non tutto riesce sempre al meglio, occorre molta pazienza, occorre accettare che qualche volta il nostro destino sia segnato anche da un certo grigiore, da una certa banalità. L'importante è che tutto questo serva a migliorare la condizione del paese.